stavano smontando delle ruote di una macchina. Quindi abbiamo fatto finta di niente, abbiamo proseguito, siamo andati più in avanti, da lì poi abbiamo allertato le forze dell'ordine dicendo che stavano, era in atto questo atto criminoso. Ponte di Nona, periferia di Roma. La notte i residenti si dividono in gruppi e con le loro auto pattugliano la zona. Quindi noi siamo degli osservatori che si comportano come si dovrebbe comportare ogni cittadino qualora vedesse e fosse di fronte a un fatto criminoso, di allertare il 113 o il 112. Sono le 15 del pomeriggio, c'è gente che rovista nei cassonetti. Lui si chiama Amal, viene dal Marocco, abita a Ponte di Nona da 1 anno e 6 mesi. At this moment I didn't get job, so I try small then things. Nascosti tra i palazzoni alti ed imponenti ci sono molti accampamenti, dai rom ai sudafricani. Qui stiamo entrando in uno dei tanti accampamenti che ci sono qui a Ponte di Nona. Come potete vedere c'è spazzatura da tutte le parti, c'è veramente di tutto all'interno di queste vere e proprie baraccopoli. Vestiti appesi, lavatrici. Se vieni qua sotto trovi un sacco di bella gente che si ferma a festeggiare in mezzo alla strada, eppure è abbastanza pericoloso. Io almeno non mi sento sicura, neanche mia sorella. In un ambiente già difficile, un mese fa sono arrivati altri profughi. In quest'ex albergo vivono circa 80 richiedenti asilo. A maggio la struttura è stata chiusa, la prefettura non l'ha inserita nel nuovo bando di assegnazione. Dopo un mese a riaprirla è stato il Ministero dell'Interno, ma qui i residenti non l'hanno presa bene. Non comprendo perché fanno entrare tante persone così, perché vengono dati anche dei privilegi a loro che noi non abbiamo. Antonio fa l'autista di autobus e quando lavora in questa zona ha sempre paura. Hanno rotto un vetro e anche la cabina dell'autista. E lei? Niente. Cosa ha fatto? Siamo andati al 113. Inventato. Mi sono messo sono i brividi. Furti, scippi, episodi di violenza. I residenti sono stanchi. No, tante volte eviti pure da portare i ragazzini al parco perché c'è stato schifo proprio.